se funziona tutto. Vediamo un po'. Un po' di pasticci, domani magari ci siamo di pomeriggio, non lo so. Comunque, adesso siamo qua. E ho messo di nuovo ancora la chat in modalità scudo perché ho provato a segnalare la cosa del, almeno io penso che sia uno spam bot, quindi non è possibile, da 180 follower siamo arrivati a 1700, come fai? A meno che è arrivato un mega streamer e fa andate tutti da Super Mike Online a dirgli ciao. Sarebbe bello, ma non credo. L'unica cosa interessante è che siamo sempre, mi piace, 1700 follower, un abbonato, sempre Luca. Il migliore, sempre lui. Un Prime. Adesso la mia idea sarebbe veramente, il mio desiderio sarebbe veramente, ah sì, devo caricare, dicevo, l'ho crashato, aumentare il nostro, aumentare la nostra, come si dice, ah c'è di momento, la nostra, come si può dire? Stavo pensando, la nostra presenza, voglio aumentare la nostra presenza su Twitch. Ovviamente abbiamo fatto Minecraft, abbiamo fatto, sembra che vi piace tantissimo Genshin, sono contento. Ah, aspetta un attimo, sempre una parte. Che me l'hanno dimenticato. Vai Lisa, vai a esplorare. Che la cosa? Allora. E sì, speriamo che riusciamo a, dico la verità, sarebbe bello continuare questo progetto. Continuare questo progetto di Twitch, io adoro Twitch, mi piace tantissimo l'idea di parlare con voi, provare a giocare con voi, quello che mi piace, l'idea è essere sempre di più. Ovviamente mi dispiace che quel, tra virgolette, ovviamente di più vuol dire che, dire che appunto magari ci saranno più bot che provano a spammare tutte quelle cose lì, però non è che non fa niente. Io ho fatto un po' di modifiche tra parentesi al canale, così non succede più, non dovrebbe succedere. Vorrei comprare un po' di arena, qui ti puoi fare la tenda, l'accampamento. Mi dispiacerebbe comprare. Tanto soldi ne abbiamo, quindi. Che cos'è cattivo stradale? Nella stradale di legno morto. Dopo aver visualizzato questo oggetto potrei visualizzarne. Grazie, dude! Progetto con istruzioni, vediamo un po'. Mi piacerebbe avere la tenda, non sarebbe male. Scusa. La pizza. Progetto passo per passo per allestire un accampamento dell'avventuriere.
realizzato che si trovano in terre selvagge. Quando allestiscono accampamento, gli avventurieri devono assicurarsi di preparare una recinzione per tenere lontane le bestie. Ho visto nella zona c'è legno sufficiente per creare una recinzione adeguata. Chissà se aiuta. Si aiuta con come si dice con papparappa c'è la testa un po' di fumo se ci si mette dei marker o qualcosa del genere. Vabbè, se non fossero bot non mi stessi facendo fuori. Ma io credo che sia se mi sembra un po' difficile. È un bel aspetto. È una migliore di giorno in giorno. Mi dici di trovare altri ingredienti? Ho un mimoso di anemo per tuttavia i mimosi di anemo e stelle del vento non si vedono spesso insieme. Fortunatamente Jack gli è capitato di vedermi un paio di volte. Mi ha riferito dei luoghi. Se riesco a trovarli, allora porta del mimoso di anemo. Speriamo che non tossisce più la signora. Starsnatch Cliff is known for its views. La signorina. Cina miracolosa. Cacchio. Devo soffermare. Devo un fazzoletto. Scusate, allora adesso abbiamo delle decisioni da fare, diciamo, nel senso che andiamo alla stella di nel senso che la decisione che devo fare è che sono salito Don't be such a brute. diciamoci la verità Judgment. sono salito manetta di nuovo You're in for a little shock. Fammi usare 4, grazie. Poi ti mancavano un po' di secondi. Parla con Anthony, perfetto. Sono contento di fare queste missioni, mi piace aiutare. La verità, però sinceramente le missioni a me piacciono le missioni giornaliere, ma ci sono dei momenti che dici ma io non ci voglio di farlo sinceramente. E domani non lo so, facciamo Minecraft. L'ho trovato, sembra diverso dal solito. Chiedimi perché ho una sensazione che se Anna prenderà questa medicina guarirà sicuramente, davvero? Forse il suo recente miglioramento mi ha dato speranza. In ogni caso grazie mille. Spero che Anna si rimetta. Beh, anch'io. Grazie, lo farà sicuramente. Sono sempre stato fiducioso. Ma lo spero anch'io perché mi dispiace per lei. Spero per lei, cioè nel senso sarebbe bello avere un cambiamento, no? Sei lì, vai in giro, boh niente, ti trovi lei, tutta contenta. Mi piacerebbe avere un gioco, un altro gioco simile a Genshin Impact, dico la verità. Perché ho anche pensato di mettere tutte le mie energie su Genshin Impact. Il livello sarà questo. Che è un problema di livelli, sono solo al 33, ma vedi lui è 43. Il pasticcio adesso è che magari questo qua lo facciamo. Rain outlines your fate.
sia poi così difficile. Però Judgment. Però la verità è che dovevo far salire i miei personaggi di livello. Judgment. Beh, sicuramente per una persona che lavora a questo gioco è paradiso, perché mi fai quello che devi fare, come. Rain outlines your fate. Volevo usare le abilità a metà vita, però dà l'idea che devo fare. Surrender and I'll be just. Punishment. Perché tanto non serve a niente stare a cercarsi. Let me leave you a verse. Cioè, ho notato i ragazzi che giocano con me, la la loro roba, quindi. Guarda come va giù. Con la ultima. No, my sword. La ultima. Dicono che Rosa, Lisa fa schifo. Siamo sicuri? Non riesco a capire. Ma non è che cioè, pensavo peggio, sinceramente, pensavo che morivo subito a questo punto. I'm out of here. You can't run. You're in for a little shock. Aspettare. Dovrebbe aspettare il banner che c'è qualcuno di importante. Perché devo far risalire di un altro grado questi. Vediamo che sono passato. Devo dargli un altro grado, allora. Devo fare un'altra ascensione. Sinceramente va anche bene, ma non c'ho tanta voce. Cioè, mi piacerebbe avere adesso un team che voglio, ma non riesco a. Appunto, non riesco a avere il team che voglio. Mi dà fastidio quello. Nel senso che la cosa ideale adesso è, come facevo prima, mettermi a livellare, capito? Cioè, cercare le cose per i livelli, eccetera, eccetera. Però non. La voglia c'è a un certo punto. Rain outlines your fate. Rosaria dicono che fa schifo. Beh, forse magari se lo so, probabilmente come ogni cavolo di gioco. Sono un po' di overpower per un overpower. No, my sword! You can't run! E questi qua non riesco a buttare giù. Io ho ancora la modalità scudo sul coso, perché non mi fido. Non mi fido di quello che è successo. Se dovesse succedere un'altra volta, direttamente lo stream. Mi faccio. Beh, è quello che ho fatto. Puoi usare lui. A parte che loro danno in spin, non è che danno tantissimo.
Judgment! Non riesco a capire. Cioè, ovviamente c'è tutta l'idea dei boss. You can't run! No, non riesco a capire perché. Judgment! Rain outlines your fate! Così pochi spiccare il personaggio. Got a dash! Witness the power of Gugwa! Lights out! Okay, so now hey! Try not to enjoy this too much. Non capisco perché dicono che Lisa fa schifo. A me piace Lisa come personaggio. Anche perché per fare così. Gli altri personaggi che hanno poi tutto fa così. Ah, volevo vedere il speak e dava, che cacchio. Non molti. Io pensavo anche di salire a livello 40 normale, senza stare lì a... pensarci. Ho notato che danno 20 XP e noi ci impieghiamo 20.000 a salire di livello. La cosa è bella fino a un certo punto. Sì, oggi... solito non lavoro su settimana. E... e niente, una bellissima prima impressione, speriamo. Ai, ai. Sto cercando di non essere tappato. Oh no, di nuovo questo! Oh. Questi qua che non riusciamo a farci niente con... No, my sword! Siamo proprio freschi. Quando troviamo questi... non c'è più niente da fare. Sono attrezzato per questo genere di battaglie. Proveremo lo stesso pian pianissimo. Apparentemente il fuoco è... il fuoco e l'acqua è l'abilità migliore del gioco. Apparentemente. Rain out finds your fate. Apparente. Su cacchio di scudo. Devo trovarmi un modo per. Per. Fuori questi. Batte Sion. O ci prendiamo anziché il vento fuoco, perché il vento funziona molto bene per fare le combo, quello sì, però alla fin fine non è che sia così, come dire, buono assurdo, perché ci sta, quello che fa. No, my sword.
altro qua possiamo semplicemente Let me leave you a verse. Perché odio sti qua, li odio. Li odio con tutto il cuore. Li odio. Io giù. Perché volevo ascendere quando ero a livello. Quando ero a livello qua. Teniamo sto team anche. Ma io lotterei anche. Non voglio fare una pool. La mia idea è. Add Astra tipo Abyssal. Arrivo a livello 40, no? Faccio l'ascensione. Thank you for completing today's commission. Che non sono proprio endgame ancora. Arrivo lì e il gioco mi fa, ehi però guarda che hai sbloccato Mister e Mister ci vuole 100 milioni di per farlo salire di livello. A me sinceramente mi dispiace qualcosa. Mi piacerebbe provare a fare una missione più che farmare. Devo vedere anche le missioni qua come sono. Anzi andiamo. Ah ok. Flora del negozio di fiori è triste. Sembra che molti dei suoi fiori siano stati improvvisamente spazzati via dal tempo. Cercando qualcuno che l'ha visto. Ah! Non te l'avevamo già data sta roba. Sì. Mi ero dimenticato. Il vento ha portato via anche tutti i denti leoni che avevamo. Anche i denti di leone che svolazzano nel vento sono una brutta cosa. Una fioraia dimostra di comunque strano non avere denti di leone. Possono semplicemente essere accolti, trasportati, devono essere ripiantati. Ah, non possono essere raccolti, devono essere ripiantati. Dovresti trovarmi dei semi, va bene. Acciaio già, se no sono qua in inglese. Qua sono. Cioè, semplicemente raccoglio questi dai. Oh. Perché non li puoi fare poi così, devi proprio fare così. Abbiamo mancato. Abbiamo mancato. E poi. Così se me ne chiede 4 qua, anche di là ce ne sono. È abbastanza facile. Lawrence d'Arabia. Diluc. Avere una così che pensa sempre a te. Povero Diluc, che tutto lui è I'm Batman. Poi arriva questa. Si nasconde. Benvenuta al sussurro dei fiori, come ti aiuto? E ce l'ho fatto. Devo leggerli tutto. Non so. Insieme ai fiori che hai trovato prima, giusto, devi ringraziarti. Tieni il pensierino. Ora devo sbrigarmi. Mettere i fiori nei vasi, i semi di lentiglione non ne vanno. Ah, forte. Ed ecco, ora che abbiamo un vero e proprio negozio di fiori, no? Ah giusto, appena piantato i semi di dente di leone, quindi non ancora il vaso. Forse è meglio levare dalla vetrina per adesso. Spero che crescano in fretta. E it's gone. E stata la signorina Flora a sistemare i fiori. I fiori, non può scegliere qual prendere. Ok. Qui abbiamo 100 vetrine tra due vecchi amici di vecchia data. Poi abbiamo la tizia che parla sempre di la... vabbè, non fa ridere, quella che tossisce e
è quella lì che è cieca che aspetta il cavaliere, ma il cavaliere c'è, ma non torna perché ha paura di combine, che quelli di Mosdat se ne rendono conto che lui non è andato. Anche quello non capisco, c'è tua moglie che futura moglie che ti aspetta a casa. Scusa, non riesco a capire. Non puoi tornare da lei lo stesso? Potevo anche aspettare. Puoi andare lo stesso da lei? Fatti furbo, no? Capiscimi, dai. Allora, ha solo da farsi furbo. Andiamo adesso. L'ho fatto quasi apposta. Questo delle montagne risponde alle domande di Swoma. Ah, già. Aspetta. No, addirittura ne ho così tanti questi qua. Mamma mia. Posso dare ore e ore. Scusate. Un po' procedere. Vabbè. Amore per principianti devo la vela. Quello di Ember. Un libro. Di Ember delle favole, se quella che si era sbagliata. Questo codice di condotta del comportamento dei cavalieri di Favino. Super, così. No, ti prego. Già oggi è stata. Non dico che è stata una giornata pesante, ma non è che sono stanco, che sono un po' stanco. Questo manuale riporta i contenuti. In quanto i membri dobbiamo essere incarnazione delle tre vitture della cavalleria. Onestà, onestà, autocontrollo. Tutta sta roba devo leggere. Vabbè, ma non è molto difficile, scusate, stavo leggendo a bassa voce. Nella mia testa. Ehi, tu, fa. Stop right there, qui mi ascolta. Bisogna rispondere ai civili con noncuranza e indifferenza, riflettendo ad alta voce durante una pausa, conservando con dei civili alla taverna in quanto cavaliere ho il dovere di comprendere le necessità e le preoccupazioni dei cittadini. Durante il turno di guardia, pensa quanto sarebbe bello una fioritura vita del sito di me. Guarda, un minuto. Sì, adesso arrivo. Durante la pausa. Nota, Gamba Star Reggente ha ordinato a Noel di segnare immediatamente tutti i cavalieri lavativi che cercano di affidare i propri incarichi. Mamma mia, Noel. Povera Noel. Di vite, vite, enologia pieni di se la bevono. Atui, chiunque non faccia parte dell'organizzazione. Fatto arrivare i dettagli di ogni questione riguardante l'operazione. Prego, non preoccuparti se. Dobbiamo rispondere sinceramente, sì, adesso la chat è solo followers per impedire lo spam completo. Lorenz d'Arabia, no, dobbiamo rispondere a Swan. Sono pronto. Ora ascoltare le mie domande.
A nord-ovest di Mosta ci sono delle rovine, una leggenda narra che tempoli si ergesse una città e che un tiranno la governasse dalla sua torre. Da allora è divenuta la dimora di Dovale. La mia domanda è seguente: qual è il nome ufficiale che i cavalieri di Fogno non si sono dato a quelle rovine? Scommetto che le sbaglierò tutte perché sinceramente ce l'ho. Ma perché cavolo mi sono messo a mettere nome ufficiale? Covo di terrore alato. O la tana di Levani. Covo di. Ok. Secondo il protocollo dei cavalieri, qual è la forma corretta per rivolgersi agli sconosciuti? Forestiero fuffante bizzarro, ma rispettabile viaggiatore, portatore di guai. Bizzarro, ma mi sembra che è bizzarro, ma rispettabile. Giusto. Ultima domanda. Come di certo saprai, gli affari dei cavalieri all'interno delle mura della città sono gestiti dal Shin, la signorina. Dunque, la mia domanda è: qual è il suo titolo ufficiale? Questo dovrei saperlo. Non è la Gran Maestra Reggente, perché la Gran Maestra Reggente è andata in giro. Non è neanche maestra, sarà capitana. Non so se è maestra o capitana. Non ho capitano. Il titolo è Gran Maestra Regente. Ah! La Gran Maestra Reggente non è andata a fare un viaggio. Ah, adesso poi allora è lei la Gran Maestra Reggente. Nonostante tutto che abbia fatto un buon lavoro. Peccato che. Perché pensavo proprio che era la Gran Maestra. Pensavo, mi sembrava. No, perché continuavo a dire ma la Gran Maestra Reggente. Invece sì, invece lei, la maestra. Adesso qua i desideri in pasticcio perché abbiamo 2000. Io sinceramente non sarebbe male sbloccare lei perché mi è stato detto che è molto overpower rispetto a Yelan, però non riesco a. Non voglio lei o lei. Quello sì. Quante robe ancora qua? Quanto fa? Cioè io volevo aspettare, ma appunto non aspettiamo niente. C'è ancora questa roba qua. E che c'è scritto qua? C'era scritto che volevo fare il nuovo, ma non fornimenti del principiante dell'esploratore. Noi ci vogliamo ragazzi. Questo qua l'avevo già usato con lei, e boh, non ho idea perché mi sono detto boh, però appunto non so, cioè allora mi sta bene Rosaria, mi sta bene Shin qui, la ragazza lì con l'arco e la versione potenziale di 5. Ok, Bio. Tanto mi piacerebbe sbloccare Shogunai. O Ganyu. Solo che devi aspettare il loro ban. È un po' un fastidio. Scommetto che
il secondo che non metto che non... I created another universe and founded paradise. Che non è tanto la verità è che ci metto. Ma sono arrivati dei messaggi? No, non è arrivato mio. La verità è che useremo la stabilizzazione, la usiamo ancora. Allora, vediamo un po' però prima di andare avanti. Risolvere gli enigmi degli anziani, ok. C'è sempre un tesoro? Okay. Non so se voglia di leggere però. Ok. Vai allora. No, cacchio, se mi fai conferma poi. Ma è una cosa che devo fare. Il mondo migliore che può risolvere i enigmi degli anziani, seguire tracce. Seguire tracce. Vieni qua, va, che non mi fa mettere il concino. Così. Investiamo il cammino. Allora, qua allora sì. Giusto qua. Non mi faceva mettere il pancino. Sa Albert, voi non siamo. È ora di occuparci di quei furfanti. Che succede? Quando la tempesta era appena cominciata, i cavalieri della gilda di avventurieri sono entrati in attivo. Mentre eravamo impegnati nell'operazione di salvataggio di evacuazione nella confusione, alcuni cacciatori di tesori sono riusciti a infiltrare. Quegli anni hanno colto l'occasione, quando eravamo troppo occupati sono riusciti a rubare un bel po' di cose in giro facile. Carote dal vigneto di prima luce, funghi a nemfori dal villaggio Cocchiara, dall'argenteria dal grande hotel Cotto. Hanno addirittura rubato il cibo dalla dispensa di un cacciatore. Questi banditi hanno preso tutto ciò che volevano, meno male che la tempesta è portata in fretta. Ora siamo in modo nuovo, completamente operativo, ma individuare questi criminali potrebbe rivelarsi difficile. La velocità in cui fuggono una volta che li bottino è nelle loro mani e seconda solo la loro abilità. In ogni caso dobbiamo fargliela pagare. Cavaliere onorario, che ne diresti? Di fare due chiacchiere con i cacciatori di tesoro? Allora, lasciate qua questione, andiamo a individuare le tracce del gruppo di cacciatori, ti seguirò in nuovo la mappa. Segno, è gente parecchio scalta, sono sgombrare tutti i loro accampamenti non sarà semplice. Un cavaliere non aria come te però non sa. Ok, allora facciamo così, io lascio acceso qua. E poi ci vediamo più tardi. Continuiamo per 20 minuti. Ciao ragazzi.